Mamma mia, pancake salato. Lei è nel posto giusto. Arriviamo a 30.000 like e assaggeremo per la prima volta il cibo asiatico. Salve carissimi, io sono Nick Radogna, ma indovinate dove sono? Beh, si vede, sono al mare, a lungomare di Bari. Oggi siamo qua perché devo coronare il mio sogno, ovvero quello di mangiare per 24 ore solo dolci, magari mangiandoli ad ogni ora. Quindi andiamo a fare colazione. Pranzo spuntino, cena spuntino, altro spuntino, pranzo, cena, altro pranzo, altra cena, e poi andiamo tutti in bagno. Prima di cominciare, come sempre, se vi va lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Bene, ora andiamo che ho fame, anche perché i dolci non stanno in acqua. La colazione! La cosa che dobbiamo fare è andare a trovare un posto che sia appunto specializzato anche nei dolci. E niente, quindi probabilmente l'ho trovato il posto. Ed eccoci qua! Siamo qua al Time Out di Via Argiro. Qua ci sono dei dolci veramente top che soddisferanno la challenge di oggi, giusto? Lei è nel posto giusto. E con questa frase io sono più che convinto. E iniziamo preparando questo delizioso waffle. Infatti lo riempiamo per bene di Nutella. Poi ci mettiamo un bel po' di gelato, altro cioccolato sopra. Come vedete c'è anche pure un bel kiwi. Gli mettiamo le fragole, poi la granella di pistacchio, poi un po' di palline di cioccolato. Ed eccola qui la nostra colazione prelibata. Bella leggera, devo dire. Oh. Allora, carissimi, siamo veramente pronti. Io non vedo l'ora di iniziare a mangiare. Guardate la fragola, il kiwi, le palline bianche, il pistacchio, il gelato, il cioccolato, il waffle. Veramente appetitoso. E quindi ce lo mangiamo per bene, eh? Mamma mia. Il gelato si sposa benissimo con il kiwi. Si sposa benissimo? Vi dichiaro maritozzo e moglie. Ah, che dolci. Letteralmente. Molto fresco. E magari tutte le mie colazioni fossero così. Vado a tagliare un attimo il waffle. Eccolo qua. Adoro davvero tanto il contrasto fra il gelato fresco e il cioccolato a temperatura ambiente. Un sapore veramente unico. Nick, vai piano però. Io sono già pieno. Ma la nostra colazione non è terminata, perché con noi abbiamo loro due. Loro due? Beata a te, se io faccio Argento 3 a FIFA è un miracolo. Red Velvet e pistacchio. Andiamo con questo. Ed eccolo qua. Io amo il pistacchio. Ma che bontà. Veramente buono. Ecco come si presenta il nostro dolcetto al gusto Red Velvet. Finora è solo panna. Guardate com'è il nostro impasto. E andiamo. Che buono! Ma da bere? Andiamo! Prepariamo un buon caffè, lo versiamo dentro questo bicchiere, ci mettiamo del latte caldo, del latte freddo e un po' di cioccolato che fa sempre bene. Ed eccoci qua con il nostro double cream cappuccino. Allora, io sento qua mettendo la mano del caldo, qua sento il freddo, qua di nuovo il caldo. Vediamo com'è. Sento il caffè che avevamo messo all'inizio. E non so se avete visto, ma intorno il bicchiere ha queste rifiniture di pistacchio e cioccolato. E questo, secondo me, a colazione ci sta tutto. Direi che la colazione può terminare qui. E quindi vado a farmi una passeggiata e ci vediamo allo spuntino. Lo spuntino! La colazione l'abbiamo fatta, però mi sa che adesso è arrivata l'ora dello spuntino. Io sono qua a lungomare di Bari, ma guardate che bello. Però voi commentate magari dicendomi quali sono i vostri dolci preferiti. E soprattutto ditemi, ma quante calorie stiamo prendendo oggi? E andiamo a mangiare il nostro bel spuntino. Non sarà qualcosa da pescare in acqua, ma... smoothie, carrot cake, milkshake e donuts. Ma tu non stavi al negozio di prima? Signore, le ho già detto che oggi ai dolci ci penso io. E va bene, mangiamo. Iniziamo a bere il nostro smoothie. E poi come spuntino dei bei carrot cake. Ci sta, ci sta. Ho beccato il Red Velvet, pazzesco. A me è bello cioccolatoso. Lui l'ha già finito, ma a me tocca l'ultimo boccone. Buono. Adesso mi tocca fare almeno 10 km a piedi, così almeno dopo mi posso permettere un bel pranzo. Il pranzo! Siamo arrivati al momento del pranzo. Allora, secondo me mangiare dolci ci sta tutto, perché comunque sono cose belle e fresche. Quindi adesso vado in giro perché devo trovare qualcosa da mangiare che sia appunto inerente alla challenge di oggi. Qualcosa di dolce, tipo un pancake. Cambi la videocamera. Ehi, ma perché mi sta rubando la videocamera? Che cosa vuole fare? Andiamo a preparare
preparare il pancake per Nick. Sì, ma salato. Il procedimento è semplice. Iniziamo piastrando il pancake. Scaldiamo il pulled pork. Aggiungiamo un po' di salsa BBQ. Aggiungiamo salsa burger, bacon croccante, cheddar fuso. E lo scherzetto goloso è pronto. Oh! Ma aspetta, aspetta. Questo è bacon. Questo è cheddar. Questo è pulled pork. Questo è art attack. Questo è un pancake salato. Salato? Ma anche il conto lo sarà? Ovviamente no. Ed è proprio così. Infatti questo è un pancake salato. Dentro c'è davvero di tutto. So che ti piacciono tanto. So che a voi piace. E stiamo parlando dei cubetti di Emmental. E sono abbastanza buoni, devo dire. E certo che lo sono. Guardate come fila. O come cappa. Miam! Che buoni! Ma ora ci tagliamo il nostro pancake salato. Ed è arrivato finalmente il momento di mangiare il nostro pancake, che è salato dal momento che ha il pulled pork all'interno, con del cheddar, salsa burger, bacon e tante altre cose belle. Sembra strano, ma è buonissimo. Oh mio Dio, non ho mai mangiato una cosa così buona, ma è fantastica. Perché innanzitutto è la prima volta che provo un pancake così. Instagram stories time. Se vi va, seguitemi e lasciate un bel like perché è importantissimo. Mi hanno voluto fare uno scherzetto dandomi questo pancake salato, ma in realtà è buono. Lascia un bel like se ti sta venendo fame. Ma sì, è ovvio, sicuramente avrei messo like, perché questo pancake ti fa venire fame. E nel dubbio mi mangio anche qualche Emmental sticks nel mentre. Mamma mia, che bontà! Siamo alla resa dei conti. Questo è l'ultimo boccone del nostro pancake fantastico. Viva i pancake salati! Che buono! E per essere corretti finisco anche questi. 1, 2, 3 e 4. E il nostro pranzo? L'abbiamo finito. Ci vediamo allo spuntino. Lo spuntino! Ok, siamo arrivati al momento dello spuntino, ma devo dire che questo video si sta rivelando abbastanza difficile, perché sono sazissimo. E lo spuntino, ovviamente, dove lo possiamo mangiare? Al ristorante? In pasticceria? No, siamo qua in metropolitana, ma che bella location, devo dire. E iniziamo a mangiare questo carrot cake. E devo dire che è abbastanza appetitoso, no? Eccolo qui. È buonissimo. Sento il cioccolato bianco che sta sopra. E l'impasto è altrettanto delizioso. Facciamo pure la comunione. Se l'ostia fosse davvero di cioccolato bianco, la chiesa si riempirebbe di fedeli. E ci credo, ci credo. Poi tutti dal dietologo. Ma adesso sono qui con Abdul per provare una buonissima cheesecake. E a che gusto? È New York cioccolato. Da vicino si presenta così. E assaggiamola. Veramente buona. Ora che cosa proviamo? Una bella lemon tart. Eccola qua. E assaggiamo. È buonissima. Se vi piacciono i dolci al limone, è da provare. E come ultima prelibatezza del nostro spuntino pomeridiano, una bella cheesecake al gusto pistacchio. Da vicino si presenta così e assaggiamo. Troppo buona. Se amate il pistacchio come me, è il top. Ci vediamo a cena. La cena. Grande di Cradogna. Cradogna è il numero uno. Facciamo una preghiera per il mio stomaco. E siamo giunti finalmente alla cena. Ed eccolo qua. Un bel pancake caldo e dolce. Dalla parte superiore possiamo notare dei pezzetti di Oreo e di Smarties. E ora proviamolo, no? Com'è, com'è questo pancake? Dolcissimo, saporitissimo. E dentro credo ci siano tipo i frutti di Bosco. Buongiorno, sono il signor Bosco. La prossima volta che usi i miei frutti ti denunzio. L'unica cosa di cui mi dispiace veramente troppo è che io sono già sazio. Non ce la faccio più. Spero di diventare una persona più dolce con questo video. E fu così che mi presi il diabete. Sì, quello di Natale. Mangio quest'ultimo pezzettino e il resto, boh, me lo mangio domani. 3, 2, 1. E terminiamo questo video dove tutto è iniziato, al mare. Oggi abbiamo mangiato veramente dei dolci squisiti, zuccherosi e soprattutto buonissimi. Ringrazio il Time Out per questa bellissima collaborazione. Trovate il loro link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.